via. I don't wanna wait. Adesso non mi ricordo, prima poi però prima o poi ci riabbracciamo sicuro. Aiuto. Mia mamma è particolarmente preoccupata e ha paura di non sapere le risposte. Che figuracce da mamma. Io mi sono segnata alcune domande appunto per vedere se mi conosce meglio la mia BFF o mia mamma. Ma cosa ci vince? Niente, quindi possiamo sbagliare sì, tranquille. Sì, mi raccomando ragazzi, vi lascio il link al canale di Chiara qua sotto nel box informazioni, iscrivetevi al suo canale se ancora non siete iscritti e soprattutto andate a vedere il video che abbiamo filmato assieme e ne vedrete delle belle, non anticipiamo. No, anticipiamo tanto, qualcosa l'abbiamo là e già spoilerato tu su Instagram, quindi perché Nicole è la regina degli spoiler. È vero, ma cosa ho spoilerato io su Instagram? Che ciò che c'era nella nostra foto l'avrebbero poi scoperto a breve in un video. Ah, ecco, sì, beh no, mi sono bloccata. Era uno spoiler a metà questa volta, dai. Ha a che fare con lo shopping. Sì, strano, noi due insieme, ormai, strano. Iniziamo con le domande, siete pronte, siete cariche? Prontissime. Carichissima. Bene. Aiuto. Prima domanda, facile. Vi vedo molto tese. Facile, il mio cibo preferito. Perché? Oddio, perché non sono sicura. Mamma non sa, bene ragazze, no, benissimo, mia mamma non sa neanche qual è il mio cibo preferito, mamma. Ma se lo scrivo io, ho sbagliato? Io l'ho scritto ma non sono sicura. Al mio... Due risposte? No, una sola hai. L'aiuto non c'è qua, non siamo a chi vuole essere milionario. 3 2, 1, mamma! Bravissime! Grazie! Abbiamo indovinato? Sì! Ero preoccupatissima! Virtuale! Brave, dai, avete visto che sono stata buona? Poi sì, questa sì. Poi ce ne sono di più difficili, però. Scusate, tra l'altro, se sto parlando strano, sempre lì Invisalign, ragazzi. Questa, secondo me, per mia mamma sarà un po' più difficile. Il mio youtuber preferito, quello che guardo di più, che non mi perdo un suo video, me li vedo sempre tutti, dall'inizio alla fine. Allora, io il nome lo so dire, ma non so se lo so scrivere, ci provo. Mamma, buona mamma. E ti dico sempre sti nomi in inglese, tubo. Lo so, questa era cattiva per mia mamma, mi immaginavo. Poi ci sono altre mamme che però tu le sai probabilmente, magari... E io sicuro no, ecco. Allora, 3, 2, 1... Chiara! Shane Quanto Dog! Brava! L'ho scritto sbagliato? No, l'ho scritto giusto! Incredibile! No, brava Chiara ha indovinato, quindi siamo a 2 punti per Chiara e 1 punto per mia mamma. Mamma okay. Chiara, no, però devo darti mezzo punto perché scusatemi, comunque è vero, cioè non mi perdo un video di Chiara, li guardo tutti e grazie, beh. Grazie. Quindi grazie. Diamo mezzo punto a mia mamma, 2 punti e mezzo, no, 2 punti a Chiara e 1 punto e mezzo a mia mamma. Io non so tenere il punteggio ragazze, quindi aiutatemi voi. No, ma infatti io tra un secondo mi sarò dimenticata, quindi non confidate in me su quello. Ecco, benissimo, allora guarderemo nel montaggio. Poi, speriamo vada meglio. Questo è facile, questo mamma tu lo sai sicuro, ma Chiara secondo me lo sai anche tu. Ah, speriamo. Il mio genere di film o serie TV preferito, il mio genere. Ok, ci provo. Anch'io. Cerco di non sbirciare, ma non è facile. Ok. 3, 2, 1. Questo lo so. Questo lo so. Bravissime, grandi ragazze. Lo sapevo, questa era facile. Brave. Che bel sorriso che hai, Chiara. Che bel sorriso. Grazie. Contagioso. Io non sono mai abituata a ricevere i complimenti, quindi mi emoziono poi, sempre. Dovete grazie. Sapere che quando chiedo consiglio a Chiara per le mie faccende private e a mia mamma, molto spesso i loro consigli sono uguali e quindi mia mamma mi dice sì, io sono d'accordo con chi.
Chiara, dite che ha ragione. Quindi bravo. Effettivamente io sono sempre molto contenta quando poi Nicola appunto me lo racconta, perché bravo. Insomma i consigli della mamma sono quelli più sinceri, e se corrispondono vuol dire che parole vere, brava. Adesso però io voglio un po' che voi competitive. Non mi sono scaldata. Mi sono scaldata, difficile. E a farvi i complimenti. Vai. Ragazze, cioè io voglio vedere i denti, le unghie. Poi questo è facile, questa è facilissima, ma non potete sbirciare. Non voglio il numero esatto, ma circa quanti iscritti ho al canale YouTube? Non guardate, non sbirciate, Chiara ti controllo. Ma io lo so. Io no. Ma circa. Ah vabbè, quelli, cioè io lo so, sai che adesso non fa più vedere quelli intermedi, so sì, il numero generico. Esatto, neanche io lo so. Secondo me questo, se mi ricordo bene. Ok. Io sono quasi sicura al 100%. 3, 2, 1. Via. 700, beh, bravissime entrambe. Chiara, tu molto più precisa. Guarda, da youtuber, sì, complimenti. Ecco, io avrei detto 720, manco avrei saputo mettere 721. Penso però che sia giusto. Mezzo punto, mamma. Mezzo punto. Ma no, guarda che ora vado a controllare in diretta. Vai, e secondo me sono giusti. Vado, controlla. Aspetta. Cosa mi fanno fare? 721.000. Brava, Chiara. Brava, tesoro. Diamo un punto anche a mamma, però, che è stata bravissima, perché insomma, giusto, mi sono dai. Giusto. Ma sai che io non vedo le sue risposte, quindi non ho idea. Devo ascoltare dopo che. Aspetta. Già, perché io vedo solo te, ecco, ok? Fatto. Non e poi tutte le volte sono lì, no, che dico boh. Attenzione, ragazze, questo è difficile. Potete chiedere l'aiuto da casa. No, sto scherzando. No, potete chiedere un aiuto su internet, lo do io. Chiamo Chiara. Un indizio. Nel 2016 sono stata a San Francisco per un progetto lavorativo molto molto importante, tra i più importanti di tutta la mia carriera. Di che progetto si trattava? Mia mamma è già disperata. Mamma! E devo ricordarmi, al girone del mondo. Un progetto molto importante. Ma dobbiamo ricordarci l'oggetto? No, basta che mi dici per cosa era, cioè perché sono andata a San Francisco nel 2016, è stato parte di un progetto. Il brand? E sì, puoi anche dire il brand. Allora. È facile perché questo brand ha la sede a San Francisco. Nel 2000? E 16. Ok, allora io lo scrivo. Mamma, ma te l'avevo detto perché andavo a San Francisco. Sì, vabbè, ma sei andata dappertutto, mi hai detto tante di quelle cose. Quello effettivamente è difficile, tesoro. Sì, Fossi io che sono andata a San Francisco, tra l'altro ce lo ricorderemmo per una vita, perché prima o poi ti ci porto io negli Stati Uniti, tesoro. Sono anche emozionata, l'emozione ti glucona, ti muove. È vero, è vero, mia mamma non è tanto abituata a stare davanti alla videocamera. Io gli ho detto fammi leggere le domande, ma niente. Figurati. Non succede niente se sbagli, mamma, tranquilla. Perché non mi ricordo i nomi dei brand. Mia mamma la sta prendendo molto seriamente, abbiamo notato. 3, 2, 1. Aspettavo. Ok. Ah, scusa. Benefi, brava. Brava. Grazie. Meno male. Sono bravissimi. Avevo paura di aver sbagliato il brand. E quindi di che progetto si trattava, mamma? Vabbè, ma vuoi proprio infierire allora. Con Benefit hai fatto il... come si chiama? Di tira giù che non ti vedo, mi ama che si nasconde. Sì. No. Con Benefit hai fatto il progetto del... Il kit per sopracciglia. Benissimo, che mi ama, ma cos'ha? Il trucco volevo dire, sì. Ma era proprio per le sopracciglia. Chiara, tu lo sapevi, brava. Sì, ma ero venuta anche all'Ancio a Milano. Anch'io. È vero. L'ho comprato anch'io. Lo so, scusa. Certo. Mi sa che comunque Chiara è sempre in vantaggio. Brava Chiara. Perché è vero, perché per ora sì, ma tanto arriva il mio momento, tranquilli, che sbaglio, sicuro. Le sapete tutte, cavolo. Per ora ci ricordo. Devo metterle più difficili. Qual è il colore del mio sottotono di pelle? Ce ne sono due, ragazzi. Questa è difficilina, eh? Non è difficile, tesoro, lo dici tutti i giorni nei vlog, praticamente, no? Io me li guardo tutti. Però sì, adesso l'ho le detto ultime parole famose mi sa. E avrò sbagliato, sicuro. Siete bravissime, cavolo. Allora, pronte? Fatto? Sì. 3, 2, 1, via.
che mi ama, aspetta via. Rosa, freddo, bravissime. Il mio sudatore è freddo e di colore rosato, bravissime. Facciamo ok, Chiara, facciamo. Era il mix, brave, ci completiamo. Siete troppo brave, quindi un punto a testa. Quando facciamo le foto io e te si vede la differenza, sì. Cioè si vede che, vero? Sì, okay. Tu hai un sottotono più dorato, quindi ti abbronzi anche più facilmente. Io sì, mi ustiono, me l'ho preso il sottotono anch'io da mia mamma, più gialla. Purtroppo. Almeno voi viene una abbronzatura bella, io sono una lagosta in pentola praticamente quando prendo il sole. Questo è molto molto difficile, non credo lo saprete. A quale viaggio ho rinunciato agli inizi della mia carriera su YouTube per la paura di volare? Ieri l'ho chiesto a Neil, lui lo sapeva. Tesoro, se indovini devi venire con me in questa destinazione. Ci stai? No. Allora, io non l'avevo sentito, sto già cancellando. Ritratto la mia risposta. Chi vedo là passare? Moiki, chi è? Qualcuno che passeggia? Moiki, sì, sta per iniziare. Fammi la domanda. Ti devo rifare la domanda, voi 50-50, mamma. Sei sicura di avermelo detto all'inizio di YouTube? Sì che te l'ho detto, mi ricordo come. Ero ad Amsterdam. Ah, ecco perché eri ad Amsterdam. E poi non ci sono andata. Vabbè, ma poi ci sei stata, anche se non ci sei poi andata ci sono quella stata. Volta lì, poi ci sei stata. Poi ci sono stata più di una volta. E cioè, basta che già ho indovinato. Già hai aiutato troppo. Allora, 3, 2, 1, via. Da-da. San Francisco, New York, Los Angeles, Chiara hai nominato. Mamma! Volevo scrivere Stati Uniti, ma non mi ricordavo. Era Los Angeles, beh, San Francisco sempre in California, però era Los Angeles. Mamma! Ma tu sei stata in troppi posti, non posso ricordarmi tutti che amo, giorno, mese, anno. Io ho tutta una mescolatura di tutte queste date. Certo. Io dico, vado in sto posto, tu dici, boh, tanto va sempre a qualche parte, chi se ne frega. Sapevo che facevo una figuraccia. No, 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 sono indovinate tutte, tranne questa. Stavolta no, 0 punti a mia mamma, 1 punto a Chiara. E il fatto che siamo sempre negli Stati Uniti? No, non vale. Un quarto di punti. Questo è facile, super super facile. Ho paura di sbagliare le facili. Il mio gruppo musicale preferito. Ah. Questa Chiara non so se la sai, perché non credo che ne abbiamo mai parlato onestamente. No, non la so, infatti. Però ma è un gruppo e l'ho menzionato più volte nei video vari robe. Anche sulle storie di Instagram. Ma io li guardo i video, però sta cosa non l'ho memorizzata. Posso suggerire a Chiara? Vuoi suggerire? Sì. E se vuoi sì. Suggerire contro la come si dice? Come si dice? No, dai che andiamo in pareggio sicuro, perché io non lo so, gruppo musicale. Se vuoi poi. Suggerire, puoi suggerire, mamma, però vai contro te stessa perché dai suggerimenti alla parte contro, non lo so. Vabbè, ma è una bimba lei. Vabbè, metto il cantante che so che ti piace una canzone. Un suggerimento se vuoi. Inizia per Goody Gatto. Ma è straniero. Gruppo. Pure. Vabbè, posso mettere che la passo e non alzo niente? No. Voglio scoprirla adesso. Sì, se vuoi puoi passarla, ma perdi il punto. Mi arrendo. Spero di aver fatto giusto, Chiara. Sì, io mi arrendo. 3, 2, 1, via. Brava mamma! Ah, Green Day! Che stupida, lo sapevo! Mi sa che adesso vabbè. Siete pari, non sono sicuro, dovremmo vedere. Adesso siamo pari. Siete pari, vero? Troppo vecchi, sì. Green Day, troppo vecchi. Per te Chiara, troppo vecchi. No, ma per me li no, sentivo. Chiara sì, hai capito? Ma no, Chiara, i complimenti a Chiara mi dà della vecchia. Qualche canzone la conosco. Cantaci qualche canzone, tesoro. I walk a lonely road, the only one that I have. Questa la so anch'io. Don't know okay, where okay. It goes. Questa è difficile. Ma quante ne abbiamo già fatte? Tante. Non lo so. Non sbiciare, tante risposte qua ci sono. Non riesco neanche a leggere. Meglio. La mia serie TV preferita quando ero teenager. Alle super... Tesoro è una serie TV che tu mi hai menzionato pochi giorni fa per un motivo che non c'entra. Ah, ok, allora sono stata... No, vabbè. No, l'ho aiutata troppo, ragazzi, l'ho aiutata troppo. Una serie che non mi perdevo mai. Penso sia mai, stata mamma. Quella di tutte degli anni 90. Penso di noi sì. Degli anni Ce 90, ne sono due, in realtà, secondo me, molto, molto...
Ma serie a me dire che serie andava... che c'era la puntata praticamente ogni giorno, insomma, giusto. Ma è straniero o mamma, sì, ti dico direttamente chi era. È straniera, straniera. Nessuna pipa. Ma la serie TV che non mi perdevo mai quando andavo alle superiori. Io qualcosa ho scritto. Mi registrava anche papà. 3 2 1 via. I don't wanna wait. I don't wanna wait for a life. For a life to be over. To be over. Ma quelli che non mi ricordo. Todo Screak. Così è. Todo Screak. Todo Screak. Però anche mia mamma ha ragione, perché è vero, non mi perdevo neanche una puntata di X-Files. Anche questo è vero. Sai che io non l'ho mai visto X-Files. Io ero matta per X-Files, però mamma non ero alle superiori. Però non è italiano. No, è vero, mezzo punto per mia mamma, giusto. Questa è difficilissima, perché penso di averlo menzionato ad entrambe, ma sicuramente non ve lo ricorderete, secondo me. Stupitemi. Vorrei tanto prendere un nuovo gattino, ma qual è la razza che vorrei prendere? Mi ricordo. Ve l'ho detto anche entrambe. A me l'ha detto, però non... Anche a me, ma... Così via... Vi imparerete ad ascoltare. No, scherzo. Inizia a darci la prima lettera. Con la H. Chiara, sei scomparsa. È perché sto guardando su internet. No! Chiara grande! Ho scritto gatto H. Non vale! Non vale! Però tanto non mi viene... No, ma stavo cercando l'immagine di quello che togliamo, mi avevi mandato tu. Togliamo subito 3 punti a Chiara. No, scherzo. Comunque, riguardo alla serie TV di prima, volevo dire che due erano le serie TV degli anni 90, Beverly Hills e Dawson's Creek. Ah, io sono team... Ma come ho fatto a non pensare? Però io sono team Dawson's Creek, però c'è anche chi è team più Beverly Hills. Grazie. Sì. Io guardavo il carosello da bene. Alle 8 in punto, poi si andava a nanna. Abbiate like per mia mamma che guardava carosello, ragazzi, like! Abbiate pietà. Cioè, se ti faccio la musichetta. Fai la musichetta, vai. Ton 3 2 1 via. Himalayano, bravissime. Ma come si scrive? Ti dico che inizia con la H e scrivi Himalaya. No, però giusto, penso che... Tesoro, ma qui non c'è un'altra H da qualche parte. Ma io non lo so. No, non credo, forse la Y. Speriamo di dire, ma lei ha scritto Himalaya. Ragazze, siete bravissime. Cioè, io non ne sbagliate entrambe una. Ti ascoltiamo tutto il tempo, vedi? Questa non me l'aspettavo, proprio ero convinta di fregarvi a tutte e due. Invece finora non ci sei riuscita. Mamma, questo sarà difficile per te. Ah, ce l'ho. Qual è l'app su cui ho aperto un profilo da poco? Ok. Qual è l'app, l'applicazione, sì, che hai aperto da poco un profilo? Sì. Fatta. 3, 2, 1, via. Ta-dam! TikTok, bravissima, vabbè, bravi. Questo è molto difficile, qua vi ho fregate entrambe, sono sicura. Qual è il nome del ristorante giapponese in cui andavo sempre ad Amsterdam? No, vabbè, ho capito. E poi mi menzionavo tante volte, se seguivate i vlog. Ho capito, ma vabbè, i nomi, ma... tesoro, dei posti anche. E quanti anni fa? 5, tra l'altro. O più. Tra l'altro. 5 o più. E sono d'accordo con Chiara. Mi arrendo. Sono due parole uguali, inizia con la S. No, ma non me lo ricordo sicuro, è inutile che mi invento un nome che magari scrivo anche cose. Mi arrendo. Mamma, son. c'è qualcosa. Shabu shabu. Chiara, vero che ci ero quasi? Sì, no, proprio. Ma cosa sì, ragazze, non confondate. Chiara, c'ero quasi. Vai. Scusati che non vedo Chiara. 0 punti ad entrambe qua, ragazze. Finalmente uno vi ho fregate, dai, almeno una. Cioè. Poi, qual era, questa è semplicissima, facilissima. Qual era la materia in cui andavo meglio a scuola? Ah. Ragazze, cioè, secondo voi quale può essere? Chiara. Secondo te? Ok, sì. Mia mamma che non si ricorda, adesso qua scoop, che mia mamma non ha la più pallida idea. Che andavi meglio a scuola. Che andavo meglio a scuola. E facciamo le superiori, Ma è uguale, mamma, sempre quella era. 3, 2, 1, via. Da-dan. Lingua inglese, brave,
mia mamma che sta più sul generico, per non sbagliare, ci piace. Scoperta, mia scoperta. Brava ragazze, grazie. Bravo, tesoro. Ma preparatissima comunque, voglio farvi notare. è vero, cioè, diventa stupita. Poi c'è l'ultima. E questa, okay, se non la sapete, veramente prendo e me ne vado via come fanno Striscia la Notizia. Tutte le altre che valevano, perdono in sì, errore. Sì. Quindi questa è la bella, ok. Questa la sanno tutti i miei follower, tutti, chiunque. Bravi follower, avanti così, grazie. Qual io ho paura. Il mio marchio preferito di borse. Vabbè, questa è facile. Scrivete un commento se lo sapete. Stoppate il video e scrivete il commento. Vediamo se lo sapete anche voi, ma sono sicura di sì. Spero di scriverlo giusto. No, vabbè, ma lei fa anche il disegno. 3, 2, 1, via. Chanel, bravissime. Ma questa era la banalità di domani. Guarda, non l'ha disegnata bene. Che ha disegnato anche la borsetta, ragazzi, cioè grande mamma. Grazie, grande mamma. Anche con la fantasia a quadretti che non mi ricordo. No, esatto, ho fatto il mette le stelle. E mette la stelle, brava. Chi ha vinto? Lei in più l'ho messa a posto. Pari, siamo pari. Siamo pari. Sì, ti conosciamo tutte e due bene. Bravissime, le avete sapute quasi tutte, devo farle più difficili. Ha vinto Chiara, ma che io ero youtuber, non lo conoscevo. Vabbè, cioè, però io non sapevo il nome di quel andrò a vedere. Però lei, mia mamma, sapeva il nome dei Green Day, quindi dobbiamo vedere onestamente nel momento. Ma perché Chiara quella volta ancora non ti conosceva, io sì. È vero. Siamo pari. Siete pari, Chiara, fatti 5, Chiara. Virtuale. Io vado davanti perché violino è qui, in realtà qui. Ma basta, adesso che mi stavo scaldando. Adesso sono scaldato, vuoi filmare ancora? Ma inventatene una. Tra qualche giorno filmiamo una. Mi invento una? Dai, fai la domanda bonus. Ma che ne so? Un mio grande sogno è vedere un fenomeno atmosferico. Lo sa chiunque, tesoro. Qual è? Vabbè, che ne so. Pensavo fosse difficile. Non ho segreti per nessuno, mi sto rendendo conto in questo momento. Tutto bene a scrivere. Tutto sì. Cosa vuoi scrivere? Mezza parola, mamma. Ok. Non voglio spicciare. 3, 2, 1, via. Voilà. L'Aurora Morè, bravissima. Volevo fare una difficile, non mi è venuto in mente niente di difficile. Bravissime. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto, commentate chi secondo voi è stata più brava, mia mamma o Chiara, e noi ci vediamo domani sempre puntuali, mi raccomando alle 17.30, diamo un abbraccio tutti insieme, un abbraccio forte, fortissimissimo, ringrazio ancora naturalmente Chiara, super ospite specialissimo. Grazie a te tesoro. Ciao Chiara. Mi raccomando, andate qua sotto a vedere il suo canale e il nostro video assieme. E ringrazio tantissimo anche mia mamma, altro ospite. Grazie tesoro. Super speciale. Grazie tesoro. Quindi bacio, a domani. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.